è quello di far uscire fuori gli addominali. Vuoi un fisico scolpito come spartani? Oggi ti svelo tutti i miei trucchi, quindi in soli 3 mesi ho ottenuto questi risultati. Mi sono definito in maniera natural. Oggi ti trasmetto tutti i punti che dovrai seguire, che ho seguito io in prima persona per ottenere questo fisico e questi risultati. Quindi oggi qui sul canale parliamo di dimagrimento, definizione. Allora, partiamo dal primo punto, quello più importante, un punto sottovalutato, è quello dell'idratazione. Quindi per ottenere gli addominali scolpiti, io ho 38 anni, quindi non sono più un bambino, il mio metabolismo è cambiato, non è più quello di una volta, e grazie a questi punti sono riuscito a ottenere questi risultati. Quindi il primo è quello dell'idratazione. L'idratazione è molto sottovalutata dalle persone. È fondamentale bere almeno 3 litri di acqua al giorno. Questo con la mia esperienza personale che vi voglio trasmettere. Quindi tutti i giorni ho preso un quaderno e ogni giorno ho iniziato a segnare quanta acqua bevevo. Ho notato che nei periodi, se saltavo 1 o 2 giorni, personalmente mi riempivo di liquidi e quindi l'addome era meno in vista. Questo anche se saltavo 1 o 2 giorni. Quindi l'acqua è fondamentale per ottenere un risultato del genere. Allora, il tipo di acqua che uso anche adesso è la Sant'Anna o la Blues, perché ha un residuo fisso basso. Che significa? È un'acqua leggera da bere, perché io personalmente ho difficoltà a bere. E quindi, essendo un'acqua leggera, riesco a berla facilmente e mi permette di andare a buttare fuori tutti i liquidi. Quindi una dieta impostata sulla definizione non puoi ottenere risultato se non segni quanta acqua bevi. Quindi vi rispiego, c'erano dei giorni che ho fatto dei test dove non ho bevuto per 3-4 giorni, mi sono gonfiato, cioè ho perso quella definizione. Invece più tisane magari bevevo, più acqua introducevo nel mio corpo, più buttavo fuori i liquidi e il corpo era completamente scolpito come il marmo. Quindi primo punto, non dovete bere l'acqua frizzante, l'acqua che vi gonfia, ma scegliete un'acqua con un residuo fisso basso. Un'acqua che vi fa drenare, vi fa andare in bagno tante volte e buttare tutti i liquidi, perché la maggior parte delle volte sono liquidi che ristagnano nel corpo. È un punto, ragazzi, è il numero uno, perché va prima dell'alimentazione, perché molte volte beviamo poco. Quindi segnati su un quaderno, se ti vuoi impostare una dieta sulla definizione, prendi questo quaderno e segna ogni giorno quanta acqua bevi. Devi bere in maniera regolare, non un giorno 1 litro, un altro giorno 3 litri, un giorno 1 litro, sempre la stessa quantità. Io personalmente sto sui 3 litri di acqua, ok? Ho notato che se bevevo di meno andavo a pannarmi, ok? Quindi primo punto della piramide è la idratazione corretta e costante, ok? Io mi sono trasformato e ho ottenuto questa trasformazione in 3 mesi, quindi sono stato costante per 3 mesi a bere sempre la stessa quantità di acqua. Il secondo punto fondamentale, le verdure. Iniziamo a levare tutti i cibi spazzatura, come i cibi processati, tutti quei cibi pieni di schifezze dentro. No, mettiamo tantissima verdura. Io da quando ho iniziato a mettere tantissima verdura ho visto il corpo che è completamente cambiato, ma anche da un punto di vista ero più attivo. Quindi iniziate, lo sai che cosa dovete fare, il consiglio che dovete fare? Su Google, nel mese in cui state, scrivete le verdure, ok, di stagione.
Da lì ve lo scaricate e ve lo stampate e vi andate a comprare le verdure di stagione. Allora ragazzi, la dieta per la definizione è una dieta dove non può essere improvvisata, perché per ottenere un fisico scolpito come il marmo dobbiamo andare nel dettaglio, nei particolari. Non può essere tutto a caso. Quindi se adesso in questo momento stai decidendo che vuoi cambiare il tuo fisico, vuoi ottenere un fisico straordinario, via tutti i cibi processati, quindi no ai budini proteici, le barrette assolutamente no, nei pasti. Quindi ti faccio un esempio: io la mattina, a metà mattina mi mangiavo le verdure, ok, con una proteina vicino pulita. Devi sacrificarti, non puoi mangiarti un budino proteico, una barretta proteica o una mondezza del genere se vuoi arrivarci in maniera natural. E se hai anche la mia età, quindi quasi stai per arrivare ai 40 anni, zero cibi processati. Quindi iniziamo a introdurre nella nostra alimentazione broccoli. Se vedete i broccoli, iniziamo a mangiare broccoli, mangiamo le verdure, mangiamo anche le proteine vegetali, possiamo introdurle nella nostra alimentazione, ma introduciamo anche gli ortaggi, iniziamo a introdurre delle proteine pulite, quindi evitiamo magari le proteine, cerchiamo di prendere il tonno al naturale, magari al vetro, il consiglio che vi do, il petto di pollo, il tacchino, le uova che sono una fonte proteica, ragazzi, pazzesca. Quindi cerchiamo di scegliere proteine abbastanza pulite, abbastanza. Poi magari durante la settimana possiamo mangiare anche una proteina meno magra, però magari durante tutti i giorni introduciamo delle proteine abbastanza magre per andarci a definire, accompagnate sempre da tanta verdura. I carboidrati sì, non li eliminiamo completamente, perché è imbarazzante eliminarli completamente i carboidrati, perché ci danno energia. Quindi sì, magari possiamo fare 4-5 giorni di detox, ma dopo introduciamo i carboidrati sempre senza esagerare, dei carboidrati che possono essere anche integrali, del riso, possiamo prendere, io sempre ho usato in questo periodo le fette biscottate integrali, del riso integrale. Quindi sempre senza esagerare con le porzioni. Poi dipende, se dovete fare un workout molto intenso, dobbiamo anche introdurre delle fonti di carboidrati, che vi posso consigliare anche il riso, quello per i bambini che prendono la mattina in polvere, lo possiamo mettere nello shaker. Ci sono delle fonti un pochino più pulite, i gnocchi di patate che sono ottimi. Quindi idratazione, tantissime verdure sottovalutate, perché molte volte impassano queste diete pure per la massa. Riso e pollo, raga, ma le verdure sono fondamentali, vitamine, ci aiutano a buttare fuori liquidi. Quindi adesso sta arrivando l'inverno, ne abbiamo veramente una varietà infinita, quindi scegliamo quelle giuste, di ortaggi, le verdure, abbiamo anche proteine magre. Quindi andiamo a costruire questa piramide, cercando anche la mattina di non mangiare tantissimi zuccheri, cerchiamo di evitare, ok? Vi faccio adesso degli esempi che sulla mia dieta impostata sulla definizione. Quindi la mattina bianco dell'uovo, mi mangiavo il bianco dell'uovo, adesso inizierò a mangiarmi il bianco dell'uovo, fette biscottate integrali. Molte volte introducevo la mattina anche delle verdure, come a pranzo mettevo una proteina sempre accompagnata da verdure con del riso integrale, riso in bianco se dovevo fare un workout intenso il pomeriggio. A merenda sempre mi organizzavo i pasti, quindi sempre una proteina magra, ok? Ma anche a volte potete introdurre del salmone, quindi dovete variare.
di pesce, sempre variare proteine anche della carne, ma anche proteine vegetali fanno bene, l'importante è variarle. E quindi ho sempre eliminato, ho cercato sempre i cibi processati, le barrette assolutamente no, perché le barrette proteiche sono mondezza. Sì, vanno bene in determinati periodi, ma quando impostate la definizione, assolutamente no. E l'acqua è fondamentale, anche le tisane il pomeriggio, quindi quelle ti aiutano sempre a buttare fuori liquidi. Poi anche lo stress, ragazzi, in fase di definizione dovete dormire, è importante dormire le giuste ore, perché il corpo quando è stressato va a accumulare liquidi, si gonfia, quindi anche il cortisolo, il discorso dello stress è importante, quindi le ore del sonno devono essere quelle giuste. Gli allenamenti, vi consiglio anche un lavoro aerobico con la corsa e dei lavori specifici sull'addome, per come il crunch, dove abbiamo una contrazione, ma per dargli volume all'addome, perché poi la pelle la andiamo a sfinare grazie all'idratazione e all'alimentazione. Quindi ricapitoliamo un po' tutto. Leviamo i cibi processati, la mondezza, le schifezze, le proteine, barrette, pure in polvere, cerchiamo di mangiare tutti i cibi solidi. Cerchiamo di bere tanto e segnarci quanta acqua beviamo. I carboidrati li introduciamo, sì, senza esagerare, e in base anche al lavoro che andiamo a fare. Se dobbiamo fare una maratona dobbiamo mangiare un determinato quantitativo, quindi impostiamo in base al nutrizionista che vi segue, anche o da soli, se fate da soli impostiamo la giusta grammatura in base all'altezza e il peso, ok, le calorie. Usiamo anche delle app come MyFitnessPal, che è molto utile per monitorare tutto. E proteine, cerchiamo delle proteine che non siano la salsiccia, i wurstel, quelle schifezze lì, magari petto di pollo, tacchino, tanto lo sapete, lo sappiamo tutti cosa sono le proteine magre, basta scrivere su Google sia del pesce che del pollo, quindi evitiamo i cibi troppo processati. Come allenamento andiamo a lavorare un lavoro sia funzionale ma anche con i pesi, mettendo anche dei lavori dei cardio per buttare fuori i liquidi, quindi anche la corsa è importante, e dei lavori anche specifici per dare volume all'addome, sia con il peso, gli addominali, per lavorare sia le fibre bianche che quelle rosse, quindi lavori sia di resistenza che di forza. Quindi impostiamola così. Se volete essere eseguiti in maniera personalizzata da me, quindi che vi imposto io la programmazione con i consigli alimentari e con l'allenamento per la vostra fase di definizione, scrivimi al 366-3181-408 su WhatsApp. Ho trasformato più di 1000 persone in Italia, le ho trasformate in spartani veri, quindi se sei interessato, il tuo obiettivo è questo, non vuoi fare tutto da solo, magari solo con i consigli che ti ho dato adesso, e ti vuoi affidare a un professionista sulla parte dei consigli alimentari e l'allenamento, contattami e ti spiego come funziona questo servizio. Ragazzi, io vi mando un abbraccio, lo sport ti salva la vita, lo sport te la migliora, quindi allenati, mangia bene, evita tutti i zuccheri, troppi zuccheri, troppe schifezze, mangia tantissimo anche la frutta, è importante, ma senza esagerare, perché troppi zuccheri, quindi la frutta sì e no. Va bene? Quindi abbiamo idratazione, proteine magre, non cibi processati, tanta verdura, frutta sì, ma senza esagerare. Io ti mando un abbraccio, spero che questi miei consigli ti siano stati utili. Bevi tanta acqua.